Sempre Burdisso, Nagatomo, Pandev, Cambiasso, possesso palla dell'Inter che però non trova sbocchi, ci prova adesso Stankovic, Stankovic prova il destro dalla lunga distanza, l'Inter è in vantaggio, l'Inter in vantaggio al 45esimo del primo tempo con un gran gol dalla lunga distanza di Dejan Stankovic, ex laziale, per lui quasi un derby questa partita, tiro imprendibile per Doni che si è disteso ma è stato scavalcato dalla traiettoria del pallone. Da Crespo, Crespo va a prendere posizione in area di rigore, Maicon passa centralmente da Stankovic, Dejan Stankovic, 2-0, quarto gol di Stankovic, stira sempre, cava di aggredire ma non riusciva mai a portare pressing, ha fatto girare la palla molto bene, con grande facilità, troppo spazio per Stankovic per calciare e ha trovato un gol stupendo. Quarto gol in questo campionato per Stankovic. Padrone del campo, Monta può andare al controcross, la gioca bene all'indietro per Dechi che può caricare il destro, il suo tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, la fiammata del drago, la fiammata del drago, applausi al Meazza, poker, 22, sono 4, Dechi per il 4-0, un pallone bellissimo che va a mettere all'incrocio e lì vai Shushan Boy, gli vanno a lustrare le scarpe perché ha fatto un colpo eccezionale Dejan Stankovic. 4-0 per noi, è pronto a entrare Patrick, probabilmente uscirà Sneijder, rivediamo, vedete che carica il destro, palla imprendibile per Storari, poker, e Maicon dice su ragazzi mi voglio sentire, guardate che bello, collo esterno, mamma mia, col telecomando non la metti là, spettacolo al Meazza, Milan 0, Inter 4, lì c'è anche il tabellone, ci credete, credeteci, è vero. Girando di prima in avanti per il proprio compagno di squadra, attenzione, gol di Stankovic, un gol pazzesco di Stankovic, 3-0 al 49esimo, gentili ascoltatori, che gol di Stankovic, sul rinvio del portiere, Stankovic al volo da metà campo, era uscito a media e il pallone è finito beffardo in porta, 3-0 per l'Inter, nella maniera più incredibile, vanno a scatenarsi sotto lo spicchio di stadio occupato dai tifosi nerazzurri, i giocatori campioni d'Italia al 49esimo, Dejan Stankovic, dopo aver sbagliato tre gol sicuramente più facili di questo, sul rinvio di Amelia, dalla tre quarti campo, lui al ridosso della linea mediana ha battuto al volo a mezza altezza il pallone che arrivava dalle retrovie e ha messo alle spalle dell'incolpevole, forse incolpevole in questa occasione, diciamo la verità, estremo difensore genuano, il pallone è finito in porta, nessuno finisce di congratularsi con Dejan Stankovic, siamo al 49esimo, superato ormai da 30 secondi, fa da Shusha Muntari per il numero 5 serbo, ex Stella Rossa Belgrado, ex Lazio. Na Itália, o atual campeão Inter de Milão recebeu o Schalke 04 da Alemanha. Eu recomendo que um goleiro nunca faça isso aí, tá? Tirando a bola com a cabeça como fez o Neuer. Por quê? Porque vai que no meio do caminho você encontra o Stankovic. É mole? Logo com 30 segundos de jogo, um golaço.